Stiamo registrando? BB Radio, your social radio. Eccoci qua, buon pomeriggio dagli studi di Direzione Brand, questa è DB Radio Net Club. Ciao Ciccio. Ciao a te Matteo. Un saluto ad Arco in cabina di comando con la redazione già attiva in questo mercoledì pomeriggio. Ci sarà un ospite con noi in diretta, graditissimo ospite, una sorpresa anche collegata appunto alla sua presenza, e poi andremo insomma anche un po' a tastare quello che è l'umore, quello che è un po' l'aria che si respira in questi momenti a Reggio Calabria. Eh beh, detto bene Matteo, perché faremo un po' un giro Catanzaro, Reggio, cercheremo di capire cosa sta accadendo in casa giallorossa, in casa Amaranto, e ci prepariamo a questo derby che sarà la partita della prossima giornata di campionato. Per il momento confermato l'orario delle 20:45 di sabato. E allora direi che siamo pronti per decollare in questa puntata di Net Club. Sigla via. Eccoci qua, dunque siamo pronti per partire in questa puntata in diretta dagli studi di DB Radio. Sono ore, minuti anzi, molto caldi per la tifoseria giallorossa in fila, fra l'altro, per provare insomma ad esserci al derby di sabato sera ore 20:45. Ma Francesco, per avere tutte le ultime notizie, con chi ne parliamo? Bene, parliamo con la persona deputata all'interno della società per curare questi altri aspetti. Con noi collegato in diretta Salvatore Ferraggi, in ASLO dell'US Catanzaro. Buon pomeriggio Salvatore. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Francesco, ciao Matteo. Allora Salvatore, quali diciamo sono un po' state, no? In queste ore si è discusso tanto su quelle che sono stati i provvedimenti presi. Allora facciamo un po' di chiarezza con te e soprattutto illuminaci su come insomma si potrà poi assistere a questa gara. Allora, fino a ieri c'era il discorso del GOS, che era stato rinviato per qualche problema inerente all'impianto di illuminazione esterno dello stadio Granillo. Un GOS preventivo di ieri sera e quello di stamattina ha ufficializzato in pratica l'orario della partita alle 20:45. E come da ordinanza dell'osservatorio si può assistere alla partita solo i residenti della provincia di Catanzaro hanno l'obbligo di avere la tessera del tifoso del Catanzaro Calcio. Ecco Salvatore, visto che hai insomma sollevato quello che di fatto è la domanda che molti si sono posti in queste ore, cioè chi materialmente potrà assistere alla gara? I residenti nella provincia di Catanzaro hanno una restrizione di fatto, che è quella di essere in possesso della tessera del tifoso dell'US Catanzaro. Però esattamente, la tessera del tifoso, che chi non è in possesso la può fare presso la biglietteria, hanno già iniziato a farla da oggi pomeriggio. Perfetto. C'era già una lunga coda, mi dicono, e infatti adesso noi...
nel momento in cui si farà questa tessera si può tranquillamente fare il biglietto online o presso la ricevitoria di Catanzaro, quella che di solito, il tappacchino tondo che era il circuito Viva Ticket. Sì, proprio in questo momento stanno scorrendo in diretta le immagini della fila che c'è ai botteghini del Ceravolo, segno comunque che tante persone vogliono seguire dal vivo questa partita. Quindi sì. Ricordiamo, giusto per dare le coordinate ai tifosi che ci stanno seguendo in diretta e che poi vedranno la trasmissione in differita, se siete di Catanzaro avete l'obbligo di esibire la tessera del tifoso, mentre Salvatore invece, chi è residente al di fuori della provincia di Catanzaro non ha alcun limite. Non ha alcun limite, può tranquillamente fare il biglietto, risulta che già è stato fatto online tranquillamente da qualcuno. Perfetto, il circuito è quello di Viva Provincia. Viva Ticket. Perfetto, quindi sostanzialmente chi è fuori provincia può fare il biglietto online sul circuito Viva Ticket, basta cercare l'evento Regina Catanzaro e specificare che non c'è bisogno, cioè non si utilizza la tessera del tifoso in quel caso. E al passaggio, quando richiede tessera del tifoso, bisogna andare avanti, non serve la tessera del tifoso. Perfetto. Fino a quando ci sarà tempo, Salvatore, per fare i biglietti? Allora, i biglietti c'è tempo fino a venerdì alle ore 19, essendo la partita sabato. La cosa che voglio raccomandare è quella di aspettare poi notizie dalle forze dell'ordine, perché sicuramente ci sarà il raduno, come è stato fatto l'anno scorso a Rosarno, al lato di Rosarno, per arrivare tutti insieme al Granillo scortati in modo che non accada nulla. La raccomandazione è quella di non avventurarsi in proprio, perché sbagliare strada si può incorrere in qualche rischio, quindi è una raccomandazione che voglio fare, tra l'altro mi è stata indicata proprio dalle forze dell'ordine, di evitare in viaggio da soli sbagliando strada. E questo è molto importante, hai fatto bene a dirlo, Salvatore, molto importante. Sì, infatti, per il resto ci aspetteranno a Rosarno, penso attorno alle 18. Okay. Si prevede che ci saranno almeno un 5-6 Pullman da Catanzaro più tanti mezzi propri, e quindi speriamo che vada tutto bene sia per quanto riguarda l'ordine pubblico, ma soprattutto per il risultato per quanto ci riguarda. E beh, questo insomma la cosa importante è che appunto si possa godere di quello che sarà sicuramente uno spettacolo, Salvatore, tra due squadre che sono fin qui protagoniste e sicuramente lo saranno, proveranno ad esserlo entrambe sabato sera, poi vedremo chi avrà la meglio, però sarà anche un grande spettacolo sugli spalti ed è quello che insomma poi ci interessa di più, che sia una festa per lo sport e, come dicevi giustamente tu, arrivare anche in maniera serena, tranquilla allo stadio tutti insieme senza avventurarsi in percorsi non consigliati. Infatti questo è. Senti Salvatore, prima di salutarti e di ringraziarti per essere intervenuto in diretta, volevo chiederti, ma in queste ormai 2 anni, se non vado errato, questo è il terzo anno da SLO, come ci si sente? Tu di fatto, ricordiamolo, sei uno di noi, nel senso che molti ti conoscono come l'uomo della striscia video per la tua lunga militanza in uscatanzaro.net. Poi questo ruolo nella società, come è cambiato il tuo modo di vivere il Catanzaro? Il modo di vivere il Catanzaro è rimasto identico, perché tifoso ero prima e tifoso lo sono adesso. Forse lo sono diventato ancora di più perché il fatto di aver conosciuto in giro per veramente per l'Italia, ma anche in Europa, tanti tifosi che chiedono al Catanzaro informazioni, anche informazioni spicciole, tipo come fare il biglietto ad esempio, quando è la partita, l'orario, mi fa capire quanto grande sia la passione verso questa squadra, e quindi questo ti fa venire la voglia di fare bene, di essere a disposizione di chiunque ha bisogno, e penso che il tifoso del Catanzaro sia veramente grande da questo punto di vista, anche nel fatto di aiutare chi ha bisogno, tipo vedi qualche abbonamento fatto a qualche persona bisognosa, cioè noi onestamente meriterebbe un'altra categoria, questa è la pura e sacrosanta verità, per la passione che abbiamo. Assolutamente d'accordo, io aggiungo insomma, visto anche il rapporto che ci lega ormai da anni che il Catanzaro per questo ruolo non poteva scegliere veramente persona migliore di te. Ti ringrazio per essere stato con noi, sicuramente poi
ci sentiremo più in là, potrebbe diventare questo con Salvatore un appuntamento fisso quando il Catanzaro magari gioca in trasferta e lui ci dà le coordinate nel vero senso della parola. Ciao Salvatore, a presto. Grazie a voi, buon lavoro e saluti a tutti. Ciao. Grazie a Salvatore Ferragina, SLO dell'US Catanzaro 1929. Ringraziamo anche la società per averci concesso appunto di poter parlare con lui, ma diciamo così, insomma, i responsabili, gli uomini, a volte potremmo definirli anche gli uomini ombra, no? Sì. della società, che poi si attivano per fare tante cose e le fanno bene e poi magari diventano anche scrittori e ti raccontano delle storie che ti riportano indietro nel tempo, ti legano ancora di più a questi colori e quasi ne senti, no? Anche qui in cabina sentiamo il vento. E direi quasi che tracciano anche un po' la strada verso il futuro, magari le giovani leve che, leggendo alcune storie, insomma, riescono a immedesimarsi in qualche modo, anche a vivere delle emozioni che non gli appartengono per ragioni anagrafiche, ma che poi riescono a fare proprio. Al riguardo vorrei fare l'in bocca al lupo a una giovane redattrice che da oggi, esatto, ha iniziato il lavoro con noi, insomma, che è Alicia Alcaro. La ringraziamo per essere con noi e iniziare questo percorso formativo, perché DB Radio è anche questo. Assolutamente, un laboratorio da questo punto di vista, quindi insomma, noi siamo qui, vi aspettiamo e tra poco con noi ci sarà un graditissimo ospite. Restate qui, Net Club torna tra un paio di minuti, quindi aspettateci. DB Radio, your social radio. Social Radio. Eccoci qua, rientriamo in diretta, non siamo più in due ma siamo diventati in tre, ragazzi, perché qui abbiamo il piacere di avere con noi negli studi di DB Radio l'avvocato Pier Vincenzo Gigliotti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, ragazzi.
Siamo qui con il responsabile di quella che poi è una, il responsabile dei progetti speciali dell'US Catanzaro 1929, in particolare con il Catanzaro Sale in Cattedra. Ne parleremo più in là, perché domani fra l'altro c'è un appuntamento molto, molto importante, però siamo qui con te, ti ringraziamo ancora per esserci venuto a trovare, perché hai deciso di darti alla, alla scrittura, soprattutto di farlo attraverso un romanzo autobiografico, e quindi vorremmo, insomma, il titolo lo diciamo noi, Radici nel vento, tra poco faremo vedere anche appunto la copertina, ma insomma, Pier, raccontaci tu un po'. Sì, è vero, è un romanzo autobiografico che nasce dai meravigliosi ricordi della mia infanzia, in cui io mi sono trasferito con la mia famiglia via Buccarelli, e lì sono cominciato una serie di avventure fantastiche, la conoscenza col caro amico Alberto che abitava sotto di me, che poi è diventato un grande giornalista molto famoso, e poi sopra di me, al piano immediatamente sopra, viene ad abitare dapprima Claudio Ranieri insieme a Roberto Vichi, e abitano un annetto lì, e poi è venuto lui, è l'uomo che praticamente ha cambiato quella che è la mia vita, lo posso dire, perché l'ha indirizzata verso un percorso prettamente calcistico e sportivo, perché ci ha fatto innamorare a tutti noi di quella generazione, di quella squadra. Parlo di Massimo Palanca, che per me è diventato da sconosciuto l'eroe della mia vita, posso dirlo così, e quindi volevo portare ai ragazzi questo esempio di esperienza, proprio di vita vissuta, in cui l'uomo della porta accanto diventa il mio eroe e illumina una città, facendola diventare una città dei sogni in quegli anni. E diciamo che poi attraverso questo tu poi vai a sviluppare quelli che poi sono, diciamo, valori sociali, valori dal punto di vista umano, che possono riguardare chiunque, no? Soprattutto, come dicevi giustamente tu, i ragazzi, no? Esatto. Prendendo anche proprio come esempio quello che è, possiamo dirlo, no? Viene calcisticamente spesso usato come metafora della vita, vale a dire il famoso calcio di rigore. Bravissimo. L'idea del libro nasce proprio entrando a contatto con i ragazzi, entrando nelle scuole, perché ormai sono quasi 2 anni che abbiamo cominciato questo progetto bellissimo che si chiama Catanzaro Sale in Cattedra, che mi ha fatto entrare nelle realtà scolastiche catanzaresi, dove ho notato, accanto a tanto scoramento, tante problematiche sia familiari ma di anche altro tipo, e soprattutto non ho visto più nei giovani un ideale, la voglia di emergere. È una città che sembra, diciamo, vivere un momento di scoramento, e questo lo vedi in faccia tra i ragazzi, e lì mi è nata l'idea di trasmettere queste emozioni che ho vissuto io, perché queste emozioni che ho vissuto io vorrei fossero a conoscenza di tutti quanti, e soprattutto possono essere un proposito per il futuro. È proprio quest'idea di scrivere questo libro, che parla sì di sentimenti quali amicizia per Alberto, amore per mio padre, perché con lui vivo dei momenti meravigliosi dentro quello stadio, anche se non ero tifoso a quei tempi, ma era giusto il tempo per stare con lui, per vivere insieme quelle 2 ore, perché poi non ci si vedeva mai, anche non vedendo la partita, perché a quei tempi non c'erano le normative di sicurezza di adesso, e tutti erano più alti di me, io ero piccolino, non vedevo nulla, se qualcuno si abbassava magari riusciva a vedere qualche azione, ma era bello stare lì dentro e vivere quel sogno, e poi anche la passione che nasce a poco per colui il quale illumina poi la mia vita, cioè Massimo Palanca, perché è proprio così, perché la vita con lui, ecco, questo libro serve anche a far capire la distanza che c'è oggi tra noi e i nostri eroi. Oggi sì, Totti, Ronaldo, li vediamo tanto in televisione, comunicano con i social network, ma non sono vicino a noi. Forse mi viene da dire, prendendo spunto da quello che stai raccontando ora, che mancano degli eroi normali, come lo era Palanca, mancano gli eroi di provincia, no? Quelli che riescono un po' a convogliare la passione di un'intera comunità. Non sono eroi, forse quelli di oggi, molto più patinati, distanti da personaggi come Palanca per noi, che ha rappresentato assolutamente, anche per le altre generazioni, perché... per noi che non lo abbiamo vissuto, ne abbiamo visto le gesta in TV, insomma, in qualche riflesso filmato, in qualche immagine, però rappresenta un totem, sta lì a rappresentare quello che forse tutti vorremmo fosse il Catanzaro. Esatto. Umiltà, sacrificio, lavoro, estro. Amore per la maglia. Esattamente, esattamente. Tanto. Appunto
volevo aggiungere che questo libro, che poi è basato su un dialogo immaginario che faccio con le mie figlie, in cui racconto questa storia come un papà, e ci tengo a sottolineare che non vuole lasciare ricchezze, perché oggi spesso i figli vedono il papà come fonte di denaro, carta di credito, contanti. Invece in questo caso è un papà che vuole lasciare altro, vuole lasciare dei ricordi bellissimi della propria vita e li vuole tramandare ai propri figli, in questo caso alle mie figlie, in cui racconto questa splendida storia e in cui notiamo che i ragazzi, le mie figlie ad esempio, fanno delle domande: cos'è papà un utilitario? Perché a quei tempi i calciatori non avevano le belle auto di oggi, ma vivevano maniera molto più umile, semplice, facevano la spesa al market di fronte casa. Poi ecco, li rendeva tutto questo anche più umani, no? Perché sì, adesso sono molto extraterrestri. Poi avere la fortuna di, come adesso vedremo, anche stiamo vedendo in state vedendo soprattutto voi, ecco, no Pierzo, avere la fortuna di prendere l'ascensore magari di farlo con Massimo Palanca, insomma, è un qualcosa di speciale. Sembrava tutto normale, ecco, la cosa, l'idea poi nasce dopo col tempo, perché tu solo col tempo realizzi che quei tempi non erano proprio normali, erano un sogno, ma per noi era un po' normale che abitavamo sopra e sotto, che c'era questa familiarità. Tanto per dire, racconto nel libro, dopo che segna 3 gol all'Olimpico, il portiere, perché è una storia condominiale, regala a Massimo un boccaccio pieno di olive schiacciate per ringraziarlo di questa bella avventura. Fantastico. Che ci ha fatto vivere. Allora, io non so se se lo ricorda, se è vero che dopo quella straordinaria giornata allo Stadio Olimpico gli regalarono un barattolo di olive. Massimo Palanca, con noi in diretta di B-Radio, lo ringraziamo. Massimo, te lo ricordi questo particolare che sta raccontando Pier Vincenzo Gigliotti qui con noi? Delle olive? Delle olive, sì. No. È passato tanti anni, sono passati. Guarda, te le sarai mangiate le olive, le avrei mangiate le olive, dai. Di 40 anni parliamo, eh? Beh sì. Però per tantissimi, direi, per quasi tutti, Massimo, è come se fosse accaduto ieri, no? Quindi devi anche... Sì. C'è chi si ricorda sempre i minimi particolari. Viene sempre ricordata... però bisogna guardare al futuro, dai. Assolutamente. Senti, ma tu ricordi di, insomma, un ragazzo, un bimbo giovane che impazziva quando ti incontrava per il palazzo, magari prendevate anche l'ascensore insieme? Proprio episodi specifici no, però c'erano tanti ragazzi che ci guardavano con occhi ammirati, cioè, ce n'era, come no? È uno di loro è proprio l'avvocato Pier Vincenzo Gigliotti, che ha scritto un romanzo autobiografico, Radici nel vento, che inevitabilmente porta te come protagonista. Piero, non so se vuoi salutarmi. Ciao Massimo, è stata una sorpresa per me, non mi aspettavo di sentirti. Comunque ti voglio salutare, perché ci sentiamo ogni tanto, ma ogni volta è bellissimo sentire la tua voce, e che tu sei presente sempre nella nostra vita, di noi tifosi. No, io ti ringrazio, ma come ringrazio un po' tutti, che ad ogni anno, ogni volta che scendo in Calabria, a Catanzaro, e vedo che c'è un affetto non immutato, ma che cresce, ecco, questa è una cosa che mi fa enormemente piacere, mi inorgoglisce, perché vuol dire che abbiamo lasciato un ottimo ricordo e che abbiamo fatto felici di tante persone. Senti Massimo, ciao, piacere, Francesco Panza, ti volevo chiedere, tu sei stato testimone, come diceva prima Pier Vincenzo, di un sogno di quel Catanzaro che ha fatto innamorare non solo una città ma un'intera regione, ma sei stato anche testimone dell'evoluzione poi in negativo un po' del Catanzaro nei decenni successivi. Allora ti chiedo, secondo te qual è quale sarebbe la ricetta di Massimo Palanca per provare in qualche modo a far rivivere quei giorni, quei tempi, quel sogno? Guarda, non c'è una ricetta precisa, non ci può essere, no, per queste cose, però ci può essere un impegno ed una programmazione seria. Senza buttare all'aria tutto, ogni anno buttare all'aria tutto,
bisogna fare le scelte giuste, bisogna farle oculate, bisogna che si intervenga in quei settori dove c'è stata carenza. Non c'è una ricetta, è una cosa talmente semplice che diventa difficile. Ecco, questo a Catanzaro è successo questo. Bastava poco, bastava intervenire. Se non si riesce un anno, non è necessario che sia tutto sbagliato, non è necessario buttare all'aria tutto. L'importante è intervenire dove ci sono state delle lacune. Sì, non possiamo. Io personalmente condivido anche esattamente, per parole giustissime a mio parere, perché una buona programmazione può portare dei grandi risultati a mio parere. Il discorso è continuare nella programmazione e farlo bene, con l'aiuto di tutti, perché tutti dobbiamo remare verso la stessa parte. Certo. Assolutamente. Senti, vai Massimo, vai. Un ambiente come Catanzaro, no? Dove ci sono società, squadra e tifosi. Queste sono le tre componenti predominanti, no? Sì, è vero. E queste devono andare assolutamente d'accordo. Assolutamente. Perché basta che una delle tre sia manchevole verso le altre e si butta all'aria tutto. È vero, sempre. E poi è sempre così, no? Cioè, alla fine non sono quelle, tra virgolette, quelle famose frasi fatte, Massimo, perché poi accade esattamente questo. Cioè, magari hai un'ottima squadra, ma non c'è una società in grado di gestire, o dei tifosi assenti, o troppo. Certo, diciamo, certo. Quindi poi alla fine sì. Non porti a casa nessun risultato. E nel libro, nel romanzo autobiografico che ha scritto Pier Vincenzo, c'è anche una data, un episodio dal quale poi, no, viene costruito, no, attorno tutto il libro, che è quello datato, Massimo, tu ricorderai benissimo, Pier, tu lo ricorderai anche meglio di me, 14 febbraio 1988, giorno di San Valentino, Catanzaro contro Triestina. Bravissimo. Al 90esimo, che succede, Massimo? Ma guarda, di questi episodi ne sono stati capitati tanti che hanno inciso anche nella formazione di una persona, di un giocatore. E questo episodio che è successo al 90esimo, dove la partita era bloccata sullo 0-0, ci è capitato un calcio di rigore all'ultimo minuto, espulsione del portiere. Io sono andato forse troppo sicuro, non lo so, forse la troppa sicurezza, sono andato a calciare questo calcio di rigore che purtroppo è andato a finire sul palo. Però non è stato questo, secondo me, eravamo a febbraio, voglio dire, sì, no? Sì. Non è stato questo che un punto che può influire, certo, nell'economia di un campionato, voglio dire, no? Però questo episodio mi ha fatto capire, se era ancora necessario, l'affetto dei tifosi verso me, perché magari... Tanti tifosi magari sarebbero inveito contro di me, invece no, hanno capito il mio dramma e praticamente si sono stretti intorno a me, insomma. Infatti questo... ho capito lì che c'era veramente affetto e stima nei miei confronti. Clamorosamente, quel rigore è sbagliato, Massimo, è stato il segno della consacrazione di una storia d'amore tra te e i tifosi. Non ce n'era bisogno, magari era meglio se non capitava, sei tutti più contenti. Certo. Ma ha consacrato una storia d'amore grandissima. È stato un episodio che ha confermato questo affetto e questa stima che c'era nei miei confronti. È sempre poi, cioè, per come è avvenuto, è veramente una rarità, no? E i rigori li sbaglia solo chi li tira, no, Massimo?
il rigore è normale. È normale, no? Il rigore è visto anche come proprio bivio, no, Pier? Esattamente. Sliding doors. Il rigore, esattamente, ma volevo far riflettere questo. Nella nostra vita tutti noi abbiamo calciato bene o male dei calci di rigore importanti per prendere decisioni per i nostri figli, per la nostra famiglia, per il nostro lavoro. Cioè, il calcio di rigore lo abbiamo tirato tutti quanti. A volte abbiamo segnato, a volte come massimo abbiamo anche sbagliato. Ma è importante essere andati sul dischetto dimostrando quello che ha dimostrato lui, un grandissimo coraggio, la grandissima voglia di dare senso di responsabilità. Emerge questo, il coraggio dell'atleta, il coraggio dell'uomo, il voler dare, appunto, prendersi le proprie responsabilità nella vita, non scappare, non sfuggire. E questo è il segno. E il pubblico, in realtà, che ha amato tanto un personaggio come lui, ha dato una grande dimostrazione di perdono, perché l'amore senza il perdono non è amore, e ha perdonato l'uomo, perché io metto in mostra soprattutto in questa storia i sentimenti, l'umanità dei personaggi, non tanto i gesti tecnici. E poi quell'umanità, Massimo, che è, poi ha contraddistinto tutto, no? Se vogliamo, il gruppo di lavoro, i due compagni di squadra, insomma, viene ricordato spesso questo, però è talmente raro anche il fatto che poi a distanza di 40-50 anni vi incontriate ancora, passate. È quello, la cosa bella di Catanzaro, il calcio a Catanzaro è stata questa, insomma. C'era veramente sintonia tra di noi, c'era amicizia, ma era amicizia vera, perché se era un'amicizia così durava poco, non sarebbe durata tanti anni, insomma. Invece, e in questo noi dobbiamo ringraziare le nostre mogli, perché loro sono quelle che tengono i fili un po' di tutta la situazione. Tante donne. E caso strano, vanno tutte d'accordo, caso strano, caso molto strano. È una rarità, perché voi pensate che basta che ci siano due che non si sopportano, o che sono invidiose, o che si fanno ripicche, così che si sfascia tutto il gruppo. Invece così non andiamo tutti d'accordo. Quando stiamo insieme veramente stiamo proprio in serenità. Però purtroppo l'età avanza e ogni tanto c'è qualche acciacco di qualcuno, qualche inconveniente c'è stato nel nostro gruppo, che rinsalda questa grande amicizia. Sì. Amicizia, no? Come si suol dire, si vede poi anche e soprattutto nei momenti del bisogno. Volevo parlare della sliding doors. Quello è l'argomento bello. Massimo, sabato c'è una partitina così in programma, c'è questo Regina Catanzaro che vale tantissimo. A parte le battute, perché parliamo di sliding doors? Perché quando tu eri ancora al Frosinone, il Catanzaro sale in Serie B a discapito della Regina, che aveva qui ci puoi confermare o meno, aveva un preaccordo con il Frosinone per acquistarti in caso di promozione di serie B. E invece no, aspetta. Allora, ecco, no, vedi, perché la Regina era in Serie B. Ah, vedi. Ah, scese in Serie C. Sì, era in Serie B. E mi aveva acquistato da Frosinone, però mettiamo la clausola che se la Regina, siccome lottava per non retrocedere, se la Regina fosse retrocessa io non sarei andato, okay. Sarei rimasto a Frosinone. Purtroppo per la Regina retrocesse e per fortuna del Catanzaro c'era il Catanzaro subito dietro che mi aveva già fatto seguire durante l'anno. Insomma, allora andai a Catanzaro. Ragionavamo su questo, no? Come alle volte alcuni episodi che non dipendono dalla volontà cambiano la storia. Magari a quest'ora saresti stato l'idolo di Reggio, ci viene da pensare, no? Però per fortuna non si può dire, però fortunatamente per noi quantomeno le cose sono andate diversamente. A questo punto ti chiedo se hai avuto modo di seguire questa fase iniziale del campionato, di seguire nello specifico il Catanzaro e di farti un'idea di questo Catanzaro, che un po' di continuità l'ha data tra io lo seguo perché il giorno dopo così guardo, vado su YouTube e mi vado a vedere i filmati, secondo me è un'ottima squadra, bella, compatta, così
secondo me ci vorrebbe qualche cosa nel reparto difensivo. Sì, effettivamente è un Catanzaro che prende qualche gol di troppo, forse forse mi viene da pensare anche dell'atteggiamento che ha la squadra, insomma, sempre votato un po' alla fase offensiva più che a quella difensiva. Certo è che, lo dicevamo anche l'altra volta, generalmente le squadre che poi vincono i campionati sono quelle che prendono pochi gol. Sì, quelle che prendono meno gol, sì. Quindi loro davanti hanno giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L'importante, siccome questo è un campionato di Serie C, c'è molto agonismo, molta cattiveria, molta cattiveria sportiva, certo. Basato sulla grinta, sul non gioco. Se tu vai in svantaggio, soprattutto fuori casa, rischi di non poter, di non recuperare più, perché poi con un po' di ostruzionismo, un po' di mestiere, quello che praticamente è successo a Caserta, vero. Spariscono i palloni, cioè, ancora purtroppo succedono queste cose, ma e allora tu devi mettere in condizioni non di dover rincorrere, ma di farti rincorrere dagli altri. È vero, così. E per questo ci vuole una bella difesa solida, arcigna. Poi dopo ho detto, ci sono giocatori tipo Fischnaller, Bianchimano, c'è Canute, che pure è una mina vagante, perciò c'è la possibilità di fare gol. Massimo, a Catanzaro sicuramente, a Reggio non sei andato, però a Catanzaro hai trovato un grande amico che è il vento, perché tu sei stato l'unico a domare questo vento e farlo amico. Ma guarda, io è stata una necessità per me, perché il vento, cioè, io non potevo andare a competere dal punto di vista fisico con le difese avversarie, allora dovevo arrabattarmi in qualche modo. Allora c'erano i calci piazzati, magari il partire da lontano, cercare il tiro da lontano. Bisogna adattarsi alle varie situazioni che si verificavano di domenica in domenica. E ogni volta che tu prendevi quella rincorsa, perché io lo ricordo benissimo, ero piccolo ma ricordo bene, e prendevi la rincorsa per calciare la punizione, soprattutto il calcio d'angolo, per me, come dico nel libro, era come quel pallone che girava come una trottola, mi faceva sognare che quella palla entrasse in porta e ci portasse sempre più in alto, sempre di più. Ma guarda, ci hai fatto sognare. Io mi ricordo, per esempio, sotto la curva, il calcio d'angolo sotto la curva ovest. Sì. Quando magari c'era un calcio d'angolo, ma io vedevo che la gente esultava come perché era già sicura di quello che era. Magari, non è che c'era gol tutte le domeniche si faceva, per carità, perché ne avrò tirati migliaia di calci d'angolo, perciò. Però vedevo che c'era questo entusiasmo, questa cosa che veramente questo ti dà la carica. Sì, qualcuno. Non soltanto per battere il calcio d'angolo, ma anche per il resto della partita. Poi questo è l'apporto che deve dare il tifoso del cadete. Il tifoso deve far sentire la propria vicinanza al giocatore, alla squadra. Sì, no, stavo semplicemente, ti stavo ascoltando veramente in silenzio perché stai dicendo delle cose sacrosante, e volevo aggiungere che per noi, no, che non, per la nostra generazione che non l'ha vissuto, no, c'è sempre quella cosa che si dice, no, c'è chi si è emozionato per un calcio di rigore, noi abbiamo avuto la fortuna di emozionarci per un calcio d'angolo, che insomma è veramente una rarità, no, una cosa della quale possiamo andare fieri, perché poi la storia, come dicevi prima, bisogna guardare avanti, però sai, quando guardi avanti sapendo anche qual è stato il tuo passato, che cosa ha significato, hai una strada tracciata da seguire. Questo credo che sia oggi il racconto che bisogna fare del passato. Il discorso è anche questo sul libro. Il messaggio che io lascio non è un messaggio solo di ricordi,
che io ci tengo tanto a tramandare, ma anche è qualcosa che riguarda i giovani di oggi. Voglio lasciare la speranza di ritornare a quei tempi, in qualche modo, che noi possiamo nuovamente tornare protagonisti come nel 1978, 79, 80, eccetera. E quindi vuole essere non solo un ricordo del passato, ma un messaggio per il futuro, perché se noi veramente tutti questi ragazzi, anche nelle scuole, li coinvolgiamo e ci uniamo tutti verso la stessa direzione, forse riusciamo a farcela, ma dobbiamo provarci. È arrivato il momento, dopo 35 anni, di provarci. Noi ci abbiamo... Vai Massimo, vai. No, dico questo, che sono situazioni che devono ritornare, questi pensieri, questi atteggiamenti così. Capisco che è difficile, perché parliamo di 40, 50 anni fa, così. È chiaro che non deve essere tutto allo stesso modo, però l'atteggiamento verso la squadra, l'atteggiamento verso il giocatore, verso l'allenatore, deve essere lo stesso, deve essere. Ci deve essere questo affetto, anche perché i giocatori, gli allenatori, cose passano tutti. Sembra una frase fratta, però stanno... il Catanzaro rimane, perciò il Catanzaro è di Catanzaro, dei tifosi. C'è un messaggio di rispetto sociale in tutto questo, perché non c'è solo qualcosa che parli di sentimenti, ma c'è senso di appartenenza, c'è riscatto sociale, c'è la voglia nuovamente di tornare grandi. Questo c'è. Sì. Massimo, ci stanno scrivendo, perché ti stanno ascoltando e ci stanno seguendo attraverso i social network un po' veramente da tutte le parti d'Italia. Prendo il messaggio per ultimo che è arrivato, è scritto Piero, che salutiamo. Sono a Bologna, 1000 chilometri di distanza, i racconti di Massimo mi fanno venire i brividi, dietro quella bandierina c'ero anche io, un abbraccio. Ecco, grazie tante. Voi ricambiate sempre. Noi ricambiamo sempre, noi Massimo, sì, lo sai. A prescindere. Fra l'altro, prima, siccome giustamente Francesco ricordava come, ahimè, noi due non abbiamo potuto vivere questi fantastici momenti dal vivo, che cosa abbiamo fatto? Quando sei venuto all'interno del Catanzaro Sport Village, Massimo, ti abbiamo inseguito, siamo entrati in campo, eravamo in diretta per i... Non so se Pier lo sa. Eravamo come in diretta, te lo ricordi. Veramente, sì. Ecco, io porto quel racconto con te che avevi il fiatone perché dovevi battere l'angolo, te la prendevi con Ranieri che non era sceso in campo, ed è stato meraviglioso. Però hai fatto gol su punizione, lo ricordo, in quella partita hai fatto un bellissimo gol su punizione, segno che ancora, insomma, il piede è caldo. C'era. Ma adesso ho peso 80 kg. ho 66 anni, mi diverto ancora che gioco a calcetto, però ecco, vado cauto. Beh, giusto, però e adesso io praticamente ho scoperto una nuova professione da 9 anni a questa parte. Vero? È la professione più bella del mondo. Il nonno, è quello, un lavoro a tempo pieno, esatto, mi sa. Infatti adesso io vi devo lasciare perché devo andare a prendere la bambina a scuola. Vabbè, allora davanti a questi impegni già davanti al re ci inchiniamo sempre. Poi davanti alle nipotine del re non abbiamo nessun potere, quindi hanno la priorità assolutamente. Massimo, grazie veramente di cuore per essere stato con noi in diretta, abbiamo fatto una sorpresa, fatto piacere a Pierre. Quando volete, io sono sempre a disposizione, mi chiamate prima, ci mettiamo d'accordo. Lo facciamo diventare un appuntamento fisso. Lo coglieremo al volo questo invito, perché per noi è veramente un piacere. No, davvero, ve lo dico seriamente. Chiamatemi, che a me fa sempre piacere parlare di Catanzaro, ho sempre piacere. Grazie Massimo. Grazie di cuore, un bacio alle tue nipotine. Massimo, ti saluto veramente con grande affetto. Io ti aspetto sempre per la presentazione del libro. Spero che tu trovi questo momento. So che tu hai tanti problemi, lo so. Io non volentieri di più. Va bene. Okay? Va bene. Organizziamo allora. Bene, Massimo, grazie di cuore. Grazie ancora. Ciao. Ciao Massimo, ciao. Ciao.
Allora, commenti? Mi sono emozionato tantissimo, mi avete fatto una sorpresa meravigliosa. E il modo migliore per presentare questo libro era proprio stare a contatto con lui. E qui in radio effettivamente c'è un'atmosfera magica, sembra di essere tutti insieme, anche se siamo lontanissimi, a 1000 chilometri. Lui sta a Castel Raimondo Camerino e io sto a Catanzaro, ma è sembrato di essere tutti insieme. È una chiacchierata stupenda che abbiamo fatto, abbiamo ricordato dei momenti eccezionali della nostra, non solo dal punto di vista sportivo, la nostra vita. E questo ti fa stare bene, ti rende propositivo per il futuro. Non guardiamo solo indietro, guardiamo anche avanti. I ragazzi di oggi hanno bisogno di nuove storie, hanno bisogno di nuove emozioni e noi dobbiamo cercare, almeno provare a dargliele. Ne hanno bisogno, perché se no della loro terra non rimane nulla. Sì, a proposito di questo, Pier, prima di liberarti, perché comunque hai tanti, tanti impegni, anche perché appunto domani è una giornata importante per appunto questa che è ormai un'iniziativa che va avanti da tanto tempo, che tu insomma hai fatto tua e stai portando avanti. Domani il Catanzaro sale in cattedra, diamo le coordinate, orario, luogo. Domani il Catanzaro sale in cattedra, ha cominciato la sua avventura con i ragazzi più piccolini, con Sara Leone, mercoledì scorso all'Istituto Pascoli Altisola, lì per i ragazzi più giovani, e adesso cominciamo con gli istituti superiori da domani. L'appuntamento all'Istituto Scalfaro Industriale di Catanzaro, che hanno fatto una bellissima coreografia domenica allo stadio, e il presidente si è molto emozionato perché ha visto il calore e l'affetto di questi giovani studenti, e domani verrà a salutarli, a ringraziarli per quanto gli sia possibile per i suoi tanti impegni, però verrà perché ci tiene tanto. Con noi dovrebbero venire due esponenti del Catanzaro Calcio, due ragazzi, due calciatori, e verrà anche l'amico Frank Santa Croce, collega. Assolutamente, che salutiamo. Salutiamo e avremo, speriamo, presto anche in radio anche lui. È responsabile dell'Academy e la gestione aziendale di questo Catanzaro Calcio, la collega Sara Leone, che è la direttrice del progetto Catanzaro Sale in Cattedra. Tutti insieme cerchiamo di ripartire, riportare entusiasmo dai ragazzi, perché loro sono importantissimi anche per il successo di quest'anno del campionato. Assolutamente, assolutamente. E allora, appuntamento a domani. Noi di DB Radio, questo è Catanzaro.net, ci saremo, perché vogliamo cercare veramente di seguire il più possibile tutto quello che ruota attorno al Catanzaro, non solo quando si gioca la partita del sabato o della domenica, ma insomma soprattutto dare voce, spazio a chi porta avanti queste iniziative bellissime. Io ti dico che ho avuto la fortuna di seguirlo a Roma per quanto riguarda la Lazio, che è un'altra società all'avanguardia da questo punto di vista, e vedere l'emozione dei ragazzi, anche magari di tanti bambini che purtroppo hanno dei problemi seri nella vita, vederli emozionarsi, insomma, perché vedono i loro supereroi, li possono quasi toccare dal vivo, con mano, è qualcosa di straordinario che li distrae, no, davanti a problemi più grandi. Quindi molto 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 bello. Sarebbe bello se, come fa la Lazio, si riuscisse a portare un'aquila. Quella sarebbe veramente un top. Iniziamo a buttarla là così, poi vediamo. Chissà, ci organizziamo. Se avete un'aquila che vi avanza in più a casa, fatecelo sapere. L'appuntamento quindi per domani per quanto riguarda il Catanzaro sale in cattedra. Per quanto riguarda invece il libro, che cosa possiamo dire? Il libro possiamo dire che uscirà tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana, sarà in tutti i punti vendita di Catanzaro, librerie, edicole, e soprattutto Ipercop, le Fontanelle Vele. La presentazione dovrebbe avvenire al Gutenberg d'autunno a novembre, perché ci tiene tanto il Presidente Vitale a portarlo all'attenzione di tutti. Speriamo di avere degli ospiti particolarmente importanti quel giorno, ci stiamo lavorando, adesso vediamo cosa anche lui riesce a fare più di me. Vorrei che tutti potessero leggere questo libro, soprattutto i ragazzi. Stiamo andando nelle scuole, avremo tanti incontri allo scientifico, andremo per tante scuole classiche eccetera eccetera di Catanzaro, che mi aspettano perché io possa parlare ai ragazzi e introdurre questo argomento, soprattutto per il messaggio che vuoi lasciare di senso di appartenenza, di amore verso questa città, di amore verso questa squadra. E bello. Di anche, come dire, rischiare a volte nella vita per poi non avere magari il rimpianto, esatto. No? Come avere il coraggio che ha avuto Massimo quel 14. Esattamente. Assumersi le responsabilità, esatto. Come dicevi prima. E allora noi ringraziamo di cuore per essere stato con noi qui negli studi Pier Vincenzo Gigliotti, autore del romanzo autobiografico Radici nel vento e responsabile dei progetti speciali dell'US Catanzaro 1929, con il Catanzaro sale in cattedra domani alle ore 10 al Scalfaro Industriale. Grazie Pier. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie davvero. Emozionante davvero. Grazie mille. Ci prendiamo un minuto e poi torniamo qui, perché Net Club non è ancora finito. Prosegue.
Mad Club è solo su DB Radio. DB Radio, your social radio. Senti smarrito e non sai più in che direzione andare? Assumi la tua dose di DB Radio. DB Radio, your social radio. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. DB Radio può provocare dipendenza. Club è solo su DB Radio. DB Radio,
Your Social Radio. Rientriamo in diretta dagli studi direzione brand. Insomma, è stato un momento magico, come ha detto Pier Vincenzo Gigliotti, che ha presentato in un certo qual modo, come ha detto nella pausa, è stata una sorta di presentazione anticipata del romanzo, perché c'era anche Palanca, lo abbiamo visto visibilmente emozionato, e devo dire la verità, ci ha fatto veramente piacere, perché è stato un momento molto molto bello sentir raccontare l'esperienza personale, poi sentire anche la voce di Palanca. Torniamo però alle faccende di attualità. Perché nel frattempo ricordiamo che si è concluso un recupero del girone C, quindi ci riguarda direttamente. Si recuperava Teramo Sicula Leonzio, che era di fatto la seconda, se non vado errato, di campionato. Il Teramo ha battuto la squadra siciliana con il risultato di 2-0, gol di Bombaggi e Magnaghi. Quindi Teramo che si aggiudica questi tre punti, un Teramo che non è partito benissimo per un progetto tecnico che è di fatto è ripartito quest'anno, cambio societario per la squadra biancorossa, ma come vediamo piano piano i valori stanno uscendo e anche fuori. Squadre che sono partite magari maluccio stanno recuperando. Tanti messaggi anche nel tanti corso messaggi, della beh, diretta, d'altronde quando insomma abbiamo la possibilità di avere con noi il re Massimo Palanca, la gente tra insomma i ricordi e l'affetto, la stima per questo grande uomo, ancora prima che grande calciatore, allora scatenano insomma poi anche i ricordi, appunto i messaggi, ce ne sono tanti. Sì, vabbè, no, sostanzialmente c'era chi al nome di Palanca si è semplicemente emozionato, tipo Antonio Caffarelli, che dice grande Orei, forza Aquile, da Binago in provincia di Como. Paolo che scrive su DB Radio, oggi ho sentito un re, ne sentirete tanti su DB Radio, fra l'altro Massimo sì. Insomma ci ha detto chiaramente, e quindi Joy insomma ne approfittiamo, abbiamo creato questa collaborazione. Sarebbe bella una sì, queste collaborazioni che ormai sono stati giorni intensi, Matteo, sì, perché è vero. Cogliamo l'occasione insomma di avere un po' di persone collegate per anticipare anche quelli che saranno i programmi futuri, prossimi venturi di B-Radio, perché non parleremo, come ormai avete capito, soltanto di calcio e di Catanzaro, ma amplieremo la nostra offerta con un palinsesto sempre più ricco. Possiamo buttarla lì, insomma, che parleremo di cucina. Parleremo di cinema, di serie TV, di arte, di cultura, arte, insomma, dell'attualità, di tutto ciò che accade attorno ai social network. E poi ci saranno rubriche sullo sport che non riguarderanno il calcio, perché appunto insomma dobbiamo dare il giusto spazio anche agli altri sport, e quindi cureremo insomma rubriche, approfondimenti sulla pallavolo, sul basket, sul tennis, gli sport invernali che tra poco diventeranno protagonisti, con i motori che stanno lentamente lasciando appunto il passo, perché sta per concludersi la stagione. E poi chissà, insomma, noi siamo sempre aperti e disponibili anche a insomma a conoscervi, a venire qua a farci una chiacchierata. Se avete voglia di far parte di una redazione giornalistica, di cimentarvi con la radio, con l'aspetto redazionale, con la regia, insomma ci contattate, sapete meglio di noi come fare, e ci vediamo, noi siamo qui, fisicamente esistiamo, e quindi ci possiamo confrontare e tirare giù un bel programmino, un bel progettino, il famoso progetto di cui parlava anche Massimo. Il progetto, parola tante volte abusata esatto. Ma nel nostro caso è veramente un progetto che è partito dalla costruzione di quello che vedete alle nostre spalle, fino poi alla costruzione del palinsesto, delle scalette, insomma c'è veramente tanto tanto lavoro da fare, ma ci fa piacere che anche chi ci viene a trovare può constatare che lo facciamo con grande entusiasmo, con grande voglia, con anche l'idea non tanto celata di poter insomma rompere un po' quegli schemi che caratterizzano la nostra città. Si dice sempre che a Catanzaro non c'è niente da fare, beh da oggi in realtà, da qualche mese a dire la verità, c'è anche DB Radio che qualche alternativa, qualcosa da fare potrebbe offrirvela. Insomma, contattateci, come ha detto Matteo, sapete come fare sulla nostra pagina Facebook, sui
Sugli altri account social, Instagram, c'è anche il canale YouTube. Assolutamente, andate a seguirlo perché c'è già, ovviamente sono già disponibili alcune puntate come quella di Chip Talks che tornerà nella giornata di domani. Domani insomma ci saranno nuovamente con voi Federica Falbo e Antonella Ceto. Dopo la puntata zero ci sarà il calcio internazionale. Venerdì puntatone di Net Club in vista di quello che sarà poi l'impegno di sabato sera ore 20:45 al Granillo. Un classico, Regina. Mi piace un sacco questo un classico. È dall'anno classico, scorso. Sembra che Radio una, Cronaca. Sembra questo fuori sempre. Un annunciatore portoghese. Un classico. Un classico. Dai, quel tocco. Dalla sta. Regia, una persona che nelle ultime ore non si è comportata benissimo, ma che, alla quale noi comunque vogliamo bene. Mi riferisco a Cosimo Simonetta. Ci fa sapere che è pronto il video di Maita, che ha parlato poco fa nel corso della consueta conferenza stampa settimanale. Dunque, al nostro Arco, che ci vede, ci guarda e ci sente, dico che può mandare il video di Maita. Sentiamo cosa ha detto il capitano del Catanzaro. Questa è una partita che si prepara da sola. Noi come sempre mettiamo il massimo dell'impegno e sappiamo che non sarà facile, però sappiamo anche di essere una buona squadra e andremo lì per giocarcela come sempre. Anche l'anno scorso abbiamo sofferto un po' all'inizio, però ci sta, ci sono tanti compagni nuovi e quindi un po' all'inizio paghiamo la mancanza di conoscenze tra di noi, quindi adesso piano piano supereremo anche questo. Penso che abbiamo fatto una gran vittoria contro il Francavilla, perché è una squadra costruita per fare bene. Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto e aspettiamo domenica. Penso che sarà una partita durissima. Loro sono una squadra forte, costruita per lottare per la vittoria del campionato. Abbiamo grande rispetto e andremo lì per giocarci. È uno stimolo importantissimo, come lo sarà per loro, ma sappiamo benissimo l'importanza di questa partita e del derby. Per Reggio è una gran piazza, quindi la risposta del pubblico sicuro ci sarà. Io spero soltanto che di portare a casa punti, di fare bene e di andare lì per vincere. Poi la partita sappiamo tutti benissimo che sarà una partita difficile, ma nessuna partita in questo girone è facile. Un po' qualcosa ci è mancato, è la realtà dei fatti. Quando non vinci, quando non porti a casa i punti, manca qualcosa. Ci stiamo lavorando, ci alleniamo ogni giorno per questo. Quindi la cattiveria di sicuro non mancherà. L'anno scorso ero più pronto fisicamente perché ho avuto un'estate molto più semplice di quella che ho passato, perché l'anno scorso ho avuto un sacco di problemi alla fine. Ho sempre giocato e continuato a giocare, ma non dicendo niente all'esterno, perché era giusto così. Però ci sono stati un sacco di problemi quest'estate che ho risolto grazie a Dio, e non era semplice. Quindi ripeto, adesso piano piano prenderò sempre più forma e darò sempre di più. C'è una gran bella scelta, loro sono una grande squadra. Il primo che mi viene in mente è Reginaldo, grande giocatore, ci ho giocato già 2 anni fa contro quando stava la Paganese. Quindi l'uomo più pericoloso secondo me, anche Corazza sta facendo molto bene. Ma è una squadra fortissima la loro, come è la nostra, quindi sarà una partita bellissima da vedere. Loro hanno determinate caratteristiche, noi abbiamo altre. Però la cosa più importante è che siamo 2 squadre forti, quindi ce la giocheremo alla grande. Può essere più. È sempre bello andare a giocare a Reggio, poi quando ci sono tante persone allo stadio è un'emozione unica per noi calciatori, noi viviamo per quello. Quindi per me è sempre bello, io lì sono cresciuto, ho passato tanti anni della mia vita e ringrazierò sempre quello che è stata la Regina. Adesso è una società nuova, non conosco, però è sempre bello andare a giocare a Reggio. Insomma, sì, parole interessanti, quelle importanti, e quelle di Maita, che ha anche parlato insomma di quello che è stato un momento difficile, quello durante il periodo estivo, e del suo insomma recentissimo passato, se vogliamo, con la maglia della Regina, anche se ormai sono 5 anni che il capitano veste di giallo e di rosso. È bello la frase che ti resta è quando dice:
ci saranno 15.000-14.000 spettatori. Beh, non vediamo l'ora anche noi di giocare, perché queste sono le partite che sogniamo di giocare, no? Quindi uno pensa sempre ci sarà, insomma, tanta gente, a parte che si gioca poi sempre 11 contro 11 in campo e sono loro che fanno la differenza, però non carica solo i padroni di casa questa situazione, ma carica, insomma, tutti i protagonisti poi. Sì, di questo aspetto ne abbiamo parlato tante volte, in realtà quanto possa incidere in positivo o in negativo uno stadio colmo, che tifa, che fa sentire la propria pressione. Abbiamo anche un po' analizzato il fatto che ci siano dei giocatori più pronti di altri ad affrontare situazioni di questo tipo. Reggio l'abbiamo già vissuta l'anno scorso, insomma, erano le primissime gare della gestione Gallo, che fra l'altro ormai è diventato un personaggio, no? Anche mediatico, perché ha fatto questa anche intervista, sì, al Romanista, mi pare. Dichiarando, facendo dichiarazioni importanti, riporterò la regina in Serie A. Quest'anno è una regina diversa, perché è una regina che è stata costruita con giocatori di grande esperienza. Qualcuno aveva dubbi un po' anche sulla tenuta, no, di alcuni giocatori in là con l'età, però per il momento hanno trovato questo Corazza che sta segnando con ogni parte del corpo. È una squadra difficilissima da affrontare, che come il Catanzaro ha probabilmente nell'allenatore il valore aggiunto. Sì. Sarà una partita, insomma, bellissima da vedere. Questo sono d'accordo con Maita. Una partita diversa, credo, dall'anno scorso, molto più equilibrata, anche se credo che loro vogliano in qualche modo renderci, no, quel poker che gli abbiamo calato l'anno scorso. Se ci lasciano qualche spazio in fase difensiva non sarebbe male con quei velocisti che abbiamo là davanti. Tra poco ne sapremo di più sulla regina, ci sarà un collega che interverrà in diretta con noi qui a Net Club su DB Radio. Un minuto e torniamo. DB Radio, DB Radio. Your social radio. We'll be right back.
DB Radio, your social radio. Rientriamo in diretta dagli studi di Direzione Brand di B-Radio, questa è Net Club, mercoledì pomeriggio in diretta con voi, vi avevamo promesso per sapere le ultime sulla regina, insomma anche per confrontarci su quello che sarà un derby ad altissima attenzione, ad altissima passione, insomma per le zone alte della classifica. Diamo il buon pomeriggio, lo ringraziamo per essere in diretta con noi, il collega Pasquale Romano di City Now. Ciao Pasquale! Ciao Matteo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui in diretta con me anche Francesco Panza, in regia il nostro Arco. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di DB Radio, Your Social Radio, anche sulla pagina di uscatanzaro.net. Allora Pasquale, quali sono le ultimissime in casa regina? Allora, come hai detto tu, ci si prepara, no? Un derby che sarà molto atteso, molto sentito rispetto agli anni scorsi. Quest'anno è anche d'alta classifica per entrambe, no? Perché sappiamo che gli obiettivi e le ambizioni sono importanti sia per Regina che per Catanzaro, ma ci si avvicina con entusiasmo, con la consapevolezza da parte del mister Toscano, anche di tutto l'ambiente qui a Reggio, di avere quest'anno finalmente una squadra all'altezza per lottare per i primi posti. Qualche problema di formazione, ma diciamo gli indisponibili non sono tanti. C'è Rivas, che è partito per gli impegni con la nazionale, aveva esordito nel primo minuto nella gara di Pagani, aveva fatto anche bene con la, però ovviamente sarà assente, però sappiamo che anche in quel ruolo Toscano ha alternato Riva, ha alternato Bellomo, sono altri giocatori, ci sono di qualità, ecco, nella metà campo. Non si sa se rientrerà Bertoncini, ti sto dicendo giusto com'è, no? La quotidianità, certo, no? Sì, degli allenamenti in questi giorni. Bertoncini, Garufo e Dumbia dovrebbero tutti e tre rientrare nella lista dei convocati, però sai, problemi per Garufo e Dumbia muscolari, quindi secondo me, a mio parere, difficilmente saranno della partita dal primo minuto. Quindi comunque le soluzioni ci sono, il mister ha un'ampia rosa a disposizione, come dice sempre anche lui stesso, ha due giocatori per ogni ruolo, quindi saprà come far fronte a queste possibili assenze o quantomeno dal primo minuto. Gli spunti sono tanti, no Francesco, per insomma parlare con Pasquale di questo derby, perché se parliamo dei due allenatori insomma abbiamo tanto di cui dire, l'atteggiamento tattico, la mentalità, anche quello di cui parlavamo anche prima con Massimo Palanca in diretta con noi, cioè quando squadra, società e tifosi sono un tutt'uno è più facile, è più semplice raggiungere l'obiettivo. Reggio Calabria da questo punto di vista sta dimostrando anche questo. Sì, visti da fuori quest'anno devo dire la verità che Reggio sta comunicando questo, una grande sintonia fra la piazza, diciamo intesa come tifosi, come tifoseria, la stampa, la società. Ci dirà di più Pasquale, ma l'impressione insomma è che in meno di un anno di fatto siano veramente cambiate moltissime cose a Reggio. Credo che sia tornato anche un entusiasmo che non si vedeva da parecchio tempo, e questo si è tradotto in molte presenze al Granillo. Sì, è una domanda. Devo sì, no, in generale, mia. Ecco, detta la tua, sì, da te, se che la effettivamente vivi da dentro, così, ecco. Insomma, no? Sì, sì, assolutamente così. Qui a Reggio, dopo gli anni, no, dell'epoca d'oro della Serie A, era ormai un lustro abbondante che in realtà si viveva soltanto di delusioni sul campo. La fine dell'era Foti, sappiamo benissimo come è andata. Poi c'è stato l'avvento di Mimmo Praticò, che comunque non ha mai nascosto che le potenzialità, le ambizioni potevano essere ristrette, come poi sono state. L'avvento di Gallo è stato veramente un fulmine a ciel sereno, una stella cometa, se possiamo dire così, perché veramente la regina è passata in pochissimi giorni dal non poter concludere la stagione, perché la vista era davvero concreto, all'avvento di questo presidente che comunque sta dimostrando con i fatti, perché nel mondo del calcio sappiamo che le parole insomma se le porta via il vento, e molto spesso quando un presidente si avvia a una nuova era, acquista una società, fa dichiarazioni roboanti o comunque e dichiara di voler fare questo o quello. Lui tutto quello che ha dichiarato l'ha fatto, dal Sant'Agata all'interesse per lo stadio, che è una cosa che potrebbe davvero essere incisiva nel futuro medio-lungo periodo qui per la regina, la campagna acquisti di un certo livello, le ambizioni, insomma ha fatto tutto quello che aveva promesso, quindi questo ha fatto sì, abbinato ai risultati della squadra in questo inizio di stagione, che ci fosse davvero un entusiasmo che credo fosse una decina d'anni che non si vedeva. Non a caso per la gara con il Catanzaro parliamo di circa 15.000 spettatori, queste sono le
le attese, ma se pensiamo alla gara con il Catania, la gara con i playoff, la gara di playoff dell'anno scorso, insomma ormai i 10.000 spettatori vengono superati abbondantemente in diverse occasioni. C'è la consapevolezza ovviamente di lottare con numerose squadre che hanno ambizioni pari alla Regina, che hanno fatto anch'esse un mercato importante. Il Catanzaro è una di queste, la Ternana e la Polizia è un'altra. Bari e Catania sono un po' più attardate, però le distanze sono ancora minime. Quindi diciamo c'è da un lato la consapevolezza di poter lottare, però dall'altra anche che il posto per la promozione diretta è una, quindi bisognerà sbagliare il meno possibile. Forse il piccolo rimpianto finora è legato a quei pareggi esterni, dove soprattutto nell'ultimo la Regina meritava sicuramente di più. Insomma, non puoi sprecare queste occasioni, pur se puoi guardare poi il bicchiere mezzo pieno della prestazione, della qualità, del gioco, del carattere, però insomma, quando costruisci così tanto e meriti di vincere, in diverse circostanze devi vincere, perché sennò, secondo me, il bicchiere è più mezzo vuoto che mezzo pieno. Infatti io ti avrei chiesto, la domanda successiva sarebbe stata cosa ne pensavi di questo pari che la Regina ha colto contro una Paganese che, a dispetto forse delle aspettative, ha iniziato discretamente bene questo campionato, e forse questo 1-1 che è maturato nel precedente turno dice anche che questo è un campionato forse di livello un po' superiore rispetto all'anno scorso, squadre magari che sono così, lottano per obiettivi diversi rispetto a quelli della Regina o del Catanzaro, però sono in grado quest'anno di dare del filo da torcere. Io ho avuto questa impressione, non so tu cosa ne pensi, Pasquale. Assolutamente sì, sono d'accordo. Il Catanzaro stesso, no? Sarete testimoni più voi di me, in trasferta sta incontrando qualche difficoltà. Ci sono dei campi davvero ostici, dove magari ecco, la qualità è inferiore, però c'è tanto dinamismo, ci sono squadre che combattono e che comunque te la mettono su quel piano, e anche la tua qualità è superiore come organico, come squadra in campo, come gioco, comunque si deve comunque livellare a quelle che sono quelle intenzioni del tuo avversario. La Regina in trasferta ha ottenuto 4-1-1, quindi sempre lo stesso risultato, però in realtà sono state gare sempre diverse. La prima, Francavilla, sinceramente era l'esordio in campionato, un campo ostico, anche lì stretto, particolare, un sintetico particolare, la squadra ha fatto un po' fatica. Bari e Terni, due big match, la Regina ai punti avrebbe sicuramente meritato la vittoria, però può anche, come dire, rammaricarsi per i propri errori, per non aver trovato la via del raddoppio. Per quanto riguarda la gara di Bari c'è stato anche un episodio poi contestato sul gol del pareggio, probabilmente era fallo sul portiere. Però sono state comunque due trasferte contro due corazzate, due big del campionato, quindi lì diciamo, per quanto ci potesse essere un pizzico di rammarico, comunque sei uscito soddisfatto perché sei fronteggiato alla pari, anzi per buoni tratti di gara mostrandoti superiore, più a Bari che a Terni, dove sinceramente nel primo tempo aveva fatto bene la Ternana. Pagani invece, il bicchiere io personalmente lo vedo mezzo vuoto, perché hai letteralmente dominato il primo tempo, sei andato in vantaggio, ha avuto tre occasioni limpide davanti al portiere, e lì se vuoi giocarti la vittoria del campionato, lì una squadra matura, una squadra cinica, una squadra che appunto vuole assicurarsi o comunque lottare per le primissime posizioni, deve portare la gara all'intervallo sullo 0-2, perché se no poi succede quello che è successo, cioè la squadra avversaria ti pareggia su un calcio piazzato, si piazza tutta in difesa a metterla comunque sulla grinta, sul dinamismo, anche sull'intensità, ma anche sulla densità, cioè chiudendosi tutta a reccio in difesa, e la Regina ha fatto tremendamente fatica nel secondo tempo, praticamente non ha costruito un'occasione da rete. Quindi conoscendo Toscano, maniacale, perfezionista, com'è, credo che lavorerà molto su questo aspetto, cioè sulla capacità della squadra una volta andata in vantaggio e una volta che continua a spingere ad avere occasioni nette per raddoppiare, di chiudere la gara o comunque portarsi sul doppio vantaggio. Senti Pasquale, prima di salutarti volevo chiederti però che gara ti aspetti secondo te sabato, perché l'anno scorso fu una partita veramente particolare col Catanzaro che dilagò nel primo tempo, poi nel secondo per poco la Regina non la pareggiava. Quest'anno oggettivamente ci si aspetta un po' tutti una gara diversa, forse una gara che potrebbe essere decisa anche dal fattore esperienza. La Regina ne ha tanta di esperienza in campo, in panchina,
Forse il Catanzaro da questo punto di vista è leggermente una spanna sotto, lo diceva anche Auteri, questa è una squadra giovane quella del Catanzaro, nonostante abbia delle ambizioni importanti, però è una squadra che ha molti giovani che non sono abituati a lottare per questi obiettivi. Secondo te potrebbe essere anche questa, oltre ad altre chiavi di lettura, una possibile interpretazione della gara? Assolutamente sì, la Regina, come dicevate bene voi, è una squadra esperta, matura, che ha diversi elementi che hanno fatto diversi anni in questa categoria, che hanno vinto campionati, che hanno lottato comunque per vincerli. Questa è sicuramente una possibile chiave ed è un vantaggio, un piccolo vantaggio che abbiamo nei confronti del Catanzaro. Come io credo un altro vantaggio sarà il Granillo. La spinta del pubblico è stata assolutamente decisiva, comunque ha inciso tantissimo sulle prestazioni e sui risultati della squadra. Non a caso la Regina ha sempre vinto fino al Granillo, ha sempre giocato un ottimo calcio, segnando sempre più di un gol, comunque anzi tranne che con il Catania. Credo che sarà una partita divertente, per quanto i derby sono sempre gare che sfuggono ogni pronostico e spesso brutti, cioè magari intensi, magari con tanti falli, però raramente si vede, o comunque non spesso si vede un bel gioco. In questo caso, se penso alla proposta anche di calcio dei due tecnici, difficile non aspettarsi una bella partita. Due squadre secondo me si affronteranno a viso aperto, te riconosciamo il suo 3-4-3, il suo gioco comunque d'attacco, e anche la Regina, soprattutto al Granillo, sta offrendo un ottimo calcio, giocando sempre con due punte, è un centrocampista offensivo, esterni che comunque, soprattutto se parliamo di Rolando e di Bresciani, spingono tanto sulle corsie. Secondo me la Regina, come ha sempre fatto finora, tra l'altro il Granillo, spingerà forte sull'acceleratore nella prima mezz'ora, dove in diverse circostanze è riuscita a segnare il gol che ha sbloccato la gara. Quindi magari, ecco, nell'ottica dei 90 minuti il Catanzaro potrebbe pensare un avvio un po' più, come dire, accorto, immaginare di distribuire poi la prestazione nei 95 minuti, perché credo che nell'avvio la Regina spingerà parecchio alla ricerca del vantaggio, ecco. Questo può essere una possibile una chiave di lettura. Sì. Beh, sicuramente anche l'aspetto fisico atletico delle due squadre, che sembrano stare molto bene, potrà farci divertire, e anche il fatto che siamo comunque a inizio stagione, quindi non saranno tre punti o un punto che poi sposteranno esattamente tanto questo campionato. Pasquale, grazie mille per essere stato con noi in diretta. Grazie a voi, grazie per la chiamata, a presto, e ovviamente in bocca al lupo per questo derby. Anche a te Pasquale, ovviamente ci risentiremo dopo il derby, ci facciamo questa promessa qui in diretta con te, ti ringraziamo nuovamente e ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio, a presto. Grazie al collega Pasquale Romano di City Now, direttamente da Reggio Calabria, insomma, per confrontarci su quello che sarà un derby che ci auguriamo spettacolare, soprattutto insomma sportivamente, che possa essere anche un esempio, da essere preso ad esempio, un modello, e che faccia fare una bella figura alla Calabria, perché comunque una partita con 15.000 spettatori in Serie C è veramente un qualcosa di straordinario, e quindi pensiamo a questo, a divertirci. E poi chi vince vince, speriamo che a vincere sia il Catanzaro, ma ancora è presto, insomma, e quindi diamo il buon esempio, divertiamoci e tifiamo assolutamente ognuno, sì, per la propria squadra. Questo per quanto riguarda il punto, ma il derby non è domani, e noi vivremo un'altra tappa d'avvicinamento a questo derby, caro Ciccio. Sì, hai detto bene Matteo, perché avremo un altro appuntamento con Net Club questo venerdì. Ovviamente sarà vigilia di derby, sarà vigilia di U Classico, come ti piace chiamarlo, come dicono in Portogallo, e ovviamente ci prepareremo insieme a voi, perché poi sabato saremo lì al Granillo per raccontarvi in diretta questa partita. Lo faremo sui canali di DB Radio, ma anche e soprattutto su quelli di uscatanzaro.net. cercheremo di farvi vivere nel miglior modo possibile questa partita, che sì, è vero, non sposterà probabilmente la storia di questo campionato, ma è pur sempre un derby, è pur sempre una partita molto attesa, e insomma rende ancora più affascinante questo campionato, che si sta confermando veramente veramente di alto livello, e il Catanzaro per fortuna c'è.
C'è una notizia che dobbiamo dare che riguarda i campionati giovanili, i campionati minori, i campionati juniores. Assolutamente sì, perché noi abbiamo un focus anche su questi, su questo calcio che si dice minore generalmente, ma che minore non lo è perché, insomma, un componente della nostra redazione, non facciamo nomi, è impegnato. Gioca con le Pantere Nere, che sono andate ad espugnare un campo difficilissimo come quello della Kennedy, 0-3 alla prima di campionato. Insomma, un complimenti alle Pantene Nere, a tutto il gruppo, allo staff tecnico, contro una delle squadre più forti in assoluto come quella della Kennedy, che avrà la capacità sicuramente di rialzarsi. Mi hanno parlato benissimo del difensore. Sì, del numero 6. Mi ha detto che ha fatto una prestazione alla veramente Baresi, alla Baresi. Eccezionale. Chissà, magari, che non lo vedremo calcare campi più importanti. Insomma. Ci sono dei dubbi che si sollevano. Qualche dubbio si solleva, ma nel non calcio siamo mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo venerdì. Un ringraziamento speciale alla redazione, uno l'uno, dai, io dico Giovanni Sicilia e io dico invece Alicia Alcaro, che ce l'ho qua al mio fianco, Samuele Cardamone, Arco Parentela, che tutto vede e tutto comanda. Un ringraziamento anche a Cosimo Simonetta per i contributi audio che abbiamo ascoltato, e video anzi, relativi alle dichiarazioni di Capitan Maita. Sei proprio sicuro di volerlo ringraziare? Assolutamente sì, dai, lo perdoniamo. È tutto per oggi, fate i bravi, divertitevi, un saluto dagli studi di DB Radio, your social radio. Ciao! Ciao. Net Club è solo su DB Radio. DB Radio, your social radio.